presentati ai nostri amici, dai, cambiamo, perché li presento sempre io. Sì, oggi, allora. Fai da solo. Ragazzi, sono Michele Piallini da Forlì e ogni tanto gioco a poker, ho 23 anni. E più che altro il poker per me è un divertimento, però dai, ho raggiunto una buona posizione, un buon risultato, sono contento così, sono contento. Ed è qui spontaneamente, okay. L'ho preso sulle scale, esatto. È arrivata una telefonata da Forlì. Esatto, la mia prima intervista, quindi non ero abituato. Dallo showdown di Forlì, che? Dallo showdown di Forlì. Associazione ci hanno detto assolutamente intervista. Beh, sei andato ITM oggi, quindi un ottimo torneo. È il mio primo risultato, perché io comunque gioco ogni tanto online su PokerStars, ogni tanto vado a giocare allo Showdown Club di Forlì. Ho vinto il ticket fortunatamente, anche con un po' di fortuna, e 2 settimane fa è andata bene e adesso incredibilmente sono arrivato a premio. È anche un buon premio, direi. Purtroppo l'ultima mano 4-4 da big blind, uno rialza da bottone, pusho tutto, chiama, con asso 5, 5 al flop, colpo chiuso. Purtroppo se teneva ero messo meglio di adesso. Quindi tu, mi pare di capire, nasci dall'online. Esatto, più che altro dall'online, esatto. Ho scoperto gli ultimi anni un po' andare a giocare live, nello showdown, da qualche parte così, però gioco principalmente online. Quindi questo è il tuo primo torneo importante, il tuo primo Shark. Esatto, e speriamo di... Il primo ITM, speriamo di continuare così, speriamo. Sono veramente contento, un gran bel torneo, è tutto, un gran bel ambiente, associazione, veramente contento. Con quali altri amici sei venuto qui? Alessandro Benedetti da Forlì, che è qui davanti, che se non c'era lui a tenermi un po' svegli sti giorni, una parte del merito è anche la sua. Sono molto contento. Sì, so, perché l'ho visto. Della vincita. Una fetta, visto che è stato qui a sopportare. Esatto, più o meno 6 ore lì. Incredibile. Alla sua forma. Incredibile. Anzi, non mi sembra che poi sei passato anche sul tavolo. Esatto, sì, perché non ce la faceva più. Secondo me, se andavi al tavolo finale, lo trovavamo disteso. Ah, no, disteso, non ce la faceva. Purtroppo ci speravo, però va bene così, va benissimo. Benissimo, vuoi salutare qualcuno a casa? Saluto tutti i miei amici, tutta la mia famiglia e speriamo al prossimo Shark di andare così. Ti aspettiamo, siamo qui. Grazie mille. Grazie. Ciao.